Sgominata banda dell'Est, i carabinieri hanno arrestato quattro ladri che avevano rubato 5.000 litri di carburante dalla Marsala Petroli, in manette anche due donne. Vi racconto che Andrea Bulgarella, l'ex sindacalista della filea CGIL di Trapani, Giovanni Bulgarella, si schiera in difesa di Andrea Bulgarella, indagato dalla DDA di Firenze per reati finanziari con l'aggravante di aver favorito la mafia. Il PD sospende passa l'acqua, la decisione è stata presa all'unanimità dal direttivo dei Democratici. Il consigliere comunale paga l'esito del voto sulla mozione di sfiducia contro il sindaco Vito Damiano. Expo riflettori sul litorale trapanese, in scena oggi Trapani, Erice, Valderice, Custonaci e San Vito per un finale tra i botti. Dimenticare pescare Cagliari, Granata stasera alle 20.30 di nuovo in campo contro il Vicenza e il Trapani, cerca il riscatto dopo due sconfitte consecutive. Crocetta, doppio colpo di scena nella seconda edizione del nostro TG, ci occuperemo del quadro politico della regione, dove la politica è in fibrillazione per il rimpasto. Il presidente Crocetta azzera la giunta dopo aver comunicato stamattina su Facebook che avrebbe lasciato tutti al loro posto. Ricominciano le trattative per il nuovo governo. Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima edizione del nostro notiziario. Come sempre, dopo i titoli, ci fermiamo per una breve pausa e poi rientriamo in studio con tutte le notizie. Anche a Trapani, in via Livio Bassi 60, con un piccolo ticket, uno specialista potrà effettuare un controllo accurato della tua vista. Da oggi anche con l'OCT TopCom 3D 2000, tomografo a coerenza ottica. Prenota subito la tua visita oculistica. Telefona allo 0923 87 32 32. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Quattro ladri di carburante sono stati arrestati a Marsala dai carabinieri. In manette anche due donne. Avrebbero messo a segno un furto in un'azienda prelevando circa 5.000 litri di carburante. In quattro sono stati arrestati a Marsala dai carabinieri, tutti rumeni, in manette anche due donne, Liliana Ciabutaru di 31 anni e Oltastera di 23 anni. Facevano da palo ai loro compagni Gabriele Ciubotaru di 30 anni e Eugene Nastase di 27, che sono stati bloccati dai militari dell'arma diretti dal tenente Federico Minicucci all'interno dell'azienda presa di mira, la Marsala Petroli. L'arresto è scattato nella notte tra sabato e domenica. I carabinieri, che avevano intensificato i servizi di controllo del territorio per reprimere i furti di carburante, erano impegnati in un'attività di monitoraggio presso gli obiettivi più sensibili quando hanno notato un'auto sulla quale viaggiavano i due uomini e le due donne. La stessa auto poco dopo veniva notata ferma in piazza Pizzo. A bordo però c'erano le due donne. La banda infatti si era divisa. Poco dopo le due ragazze dell'Est sono ripartite raggiungendo via Mario Gandolfo, dove si sono fermate rimanendo in auto. Stavano facendo da palo i loro compagni, che già si erano introdotti con un furgone dopo aver forzato un cancello in un'area in disuso attigua alla Marsala Petroli. Una volta dentro avevano realizzato una conduttura artigianale della lunghezza di 200 metri per raggiungere i silos dell'azienda, riuscendo a prelevare 5.000 litri di carburante. Sono stati però subito fermati dai carabinieri. Stessa sorte è toccata anche alle due donne. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per gli indagati l'obbligo di dimora nel comune di Marsala. I quattro peraltro non potranno uscire dalle loro abitazioni dalle 20 alle 8. Con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Castellammare del Golfo hanno arrestato Luigi Cesarini, di 25 anni. Sarebbe stato sorpreso a cedere dosi di marijuana ad alcuni assuntori. Un incendio le cui cause sono ancora in corso di accertamento ha distrutto il camper di proprietà di un autista dell'ATM. È accaduto la scorsa notte nel quartiere Villa Rosina, alla periferia di Trapani. Scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno provveduto a domare il rogo sulla matrice. I pompieri non si sbilanciano in attesa dei risultati dei riscontri scientifici. Del caso si occupano gli agenti di polizia. E adesso ritorniamo a parlare di Andrea Bulgarella, indagato dalla DDA di Firenze, che lo ritiene vicino a Cosa Nostra. In difesa del costruttore è intervenuto l'ex sindacalista degli edili Giovanni Bulgarella. Ascoltiamo. Ora, in difesa del costruttore, che da quasi 30 anni ha fatto base a Pisa, si è schierato Giovanni Bulgarella, che è stato sindacalista della filea CGIL.
Non posso tacere, dice, che mentre in tutti i cantieri la mafia imponeva un suo controllore, nei cantieri di Bulgarella questo non avveniva. Non solo, era noto a tutti che proprio nei suoi cantieri lavoravano figli di appartenenti alle forze dell'ordine. Chi è quindi Andrea Bulgarella? Un imprenditore che ha avuto il coraggio, come lui più volte rimarca, sottolineando che gli uomini d'onore lo chiamavano sbirro, di ribellarsi alla mafia denunciando il sistema degli appalti? O un imprenditore, come sostiene invece la DDA, avendo fatto tesoro di più dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia e qualche intercettazione in cui incappò lo stesso imprenditore negli anni 90 a disposizione dell'associazione criminale? Giovanni Bulgarella non ha dubbi. Ricordo che era uno dei pochissimi imprenditori che pagava regolarmente gli operai, che applicava regolarmente i contratti del settore e che regolarmente versava la cetima, ovvero i contributi alla cassa dei lavoratori. Insomma, il costruttore era per gli operai un datore di lavoro corretto, leale e soprattutto rispettoso del ruolo del sindacato. Un'affermazione che è sostenuta da un uomo che, con denunce ed esposti durante la sua attività sindacale, si era scagliato contro un sistema affaristico che umiliava gli operai sottopagati e costretti a lavorare in nero e con scarse condizioni di sicurezza, ha un notevole peso. L'ex sindacalista spiega il motivo del suo intervento. «Sono abituato, dichiara, per cultura personale, a essere schietto e soprattutto a essere coerente», e a dire la verità anche quando questa può apparire scomoda o inopportuna, come in questo caso. Ecco perché sento il dovere di dire pubblicamente chi è l'Andrea Bulgarella che ho conosciuto io, ovvero il contrario di quello che le ipotesi investigative dipingono. Mi sono detto, possibile che l'imprenditore che ho conosciuto io, che si rifiutava di sottostare alle regole mafiose negli appalti pubblici, sia adesso diventato il contrario? Ninni Passalacqua sospeso dal PD. Ieri sera il direttivo provinciale all'unanimità ha voluto punire il voto contrario dato alla mozione di sfiducia presentata contro il sindaco Damiano. Il servizio. Questa volta i Dem sembrano fare sul serio. Non si accettano obiezioni alla linea politica. Il consigliere comunale di Trapani, Ninni Passalacqua, potrebbe pagare caro il suo dissenso espresso con il voto contrario alla mozione di sfiducia al sindaco Damiano. Sospensione immediata e deferimento alla Commissione Garanzia. Questo il voto alla unanimità uscito dalla sede democratica di Via Pantelleria in una partecipatissima direzione provinciale con oltre una sessantina degli aventi diritto. Presenti i sindaci di Salemi ed Erice, Domenico Venuti e Giacomo Tranchida, così come gli onorevoli Milazzo e Ruggirello, ma anche tanti segretari comunali in provincia. Passalacqua assente nella direzione, ma presentissimo nello spirito per tramite di suo nipote, Dario Safina, che ancora una volta ha difeso il consigliere dissidente sostenendo che fosse stato giusto votare contro la sfiducia e che addirittura il PD sarebbe uscito vittorioso politicamente se si sarebbe seguito il percorso che doveva portare i Dem in giunta, con in pull lo stesso ex presidente provinciale. Analisi che ancora una volta dava conferma di quanto affermato da Telesud nei giorni scorsi, con la minoranza in provincia che dialogava con il primo cittadino per un posto in giunta. Anche abbruscato ha attaccato con il suo intervento il suo collega Passalacqua, ma la direzione era iniziata con l'intervento del segretario provinciale Marco Campagna sul nuovo tesseramento. La direzione ha preso atto dell'indirizzo nazionale che indicava nei circoli sul territorio che apriranno sin da subito le loro sedi con un controllo di una commissione di garanzia ad hoc. Sarà formata da 5 componenti di cui faranno parte, oltre al segretario del circolo dove si vota, anche il sindaco di Valderice, Mino Spezia, e la dirigente Maria Concetta Serse. Altra delibera della serata, anche una missione di 2 giorni a Bruxelles a fine novembre per un gruppo della direzione provinciale ancora da definire che ha come finalità la formazione. I democratici hanno anche affrontato nella lunga direzione i temi caldi del momento, dai liberi consorzi al nuovo CDA in Arges, così come le nuove elezioni ad Alcamo. Clinica iPhone. Riparazioni in un'ora, accessori originali. Clinica iPhone, Via Fartella 145.
E riprendiamo il nostro notiziario. Passaggio di consegne nel padiglione del cluster biomediterraneo di Expo 2015 tra il gruppo di azione costiera Isole di Sicilia, che ha curato gli appuntamenti della prima metà della settimana, e il gruppo di azione costiera Torri e Tonnare del litorale trapanese, che riempirà il resto delle giornate fino alla conclusione dell'intera esposizione prevista per il 31 ottobre. Il servizio. Il mare e la pesca delle isole siciliane, protagonisti di eventi, attività e degustazioni per promuovere le tradizioni, la cultura, la gastronomia che il GAC Isole di Sicilia ha realizzato da sabato a lunedì scorso, alla presenza di Giuseppe Pagotto, presidente del GAC Isole di Sicilia, Davide Bruno di Tempo Reale, Enrico De Micheli di Agroqualità, Fabio Galluzzo, presidente del Mare Vivo Sicilia, Michele Travagli di Dinamica Media, Mariella Gattuso di Green Life e lo chef trapanese Peppe Giuffrè. In trasferta a Milano anche l'assessore alle politiche culturali delle Isole Ega di Emanuela Serra, intervenuta in particolare per evidenziare il ruolo strategico per la promozione e la ricchezza del patrimonio isolano dell'ex stabilimento Florio delle Tonnare di Favignana e Formica. La Regione Sicilia ha investito nelle isole e dalle isole passa un messaggio universale questa sera, consuntivo delle attività, attività che poi si andranno avanti anche nei prossimi giorni con la rete dei GAC, ci sarà anche Marettimo come Egadi, ma in realtà tutte le isole della Sicilia, Leole, Pantelleria, Ustica, le Egadi, insomma tra un'attività e un'altra, tra uno shogunghi con un approfondimento, tra un video, un dibattito e un, insomma, anche un minimo di approfondimento, penso che siamo riusciti all'obiettivo che ci eravamo dati all'interno di una strategia condivisa come isole, che era quella di fare promozione, di lavorare per il territorio e lanciare un messaggio di unità che dalle isole si può fare non soltanto turismo ma anche cultura, impresa e sviluppo. Siamo alla settimana finale, cosa ti porti a casa da questa esperienza? Mi porterò i giochi d'artificio che faremo, perché ancora l'Expo deve iniziare. Il 31 chiude questo sito, ma giorno 1 inizia il vero Expo, inizia la vera cultura del cibo. Oggi invece iniziano gli eventi dedicati ai comuni di Trapani, Erice, Valderice, Custonaci e San Vito Lo Capo, con la partecipazione di tanti testimonial famosi, fra cui Laura Ravaioli, Isabella Carloni, Federico Quaranta, Antonino Zichichi e Vanessa Gallipoli. Con i talk and testing show sugli itinerari del gusto si svilupperà il progetto di promozione turistica, che prevede percorsi legati alle ricette e alla gastronomia locale, con particolare riferimento alle preparazioni a base di pesce. A muoversi ai fornelli saranno tanti giovani chef locali come Marina Sanzica, Nicolò Navetta, Pietro Reina, Gianni Zichichi. A suggerire vini di accompagnamento ai piatti sarà il sommelier Ice Marco Montericcio. Il primo appuntamento inizierà oggi alle 17.30 e sarà il talk show denominato Valderice si racconta. Interverranno Laura Ravaioli di Gambero Rosso Cenere e Antonino Castigliore, imprenditore nel settore del tonno. Sul palco con loro lo chef e giornalista Angelo Benivegna, autore di un testing show dal titolo Itinerari del gusto pestando. Gli incontri delle giornate del GAC Torri e Tonnare del litorale trapanese saranno ripresi dalle telecamere di Telesud e trasmessi nel corso della prossima programmazione per dare la più ampia visibilità alle attività promozionali realizzate. Approfondimenti sui temi centrali del comparto agricolo, dell'ambiente e delle nuove strategie di valorizzazione dei prodotti enologici hanno caratterizzato l'edizione 2015 di Passi Italy, a cui ha partecipato un'importante delegazione della stampa nazionale di settore. Vediamo. Spazio alla conoscenza del paesaggio rurale, per il quale si sta lavorando per definire un itinerario della strada della vita ad Alberello, che dal castello Barbacane attraverserà l'isola per 30 km e che grazie ad un supporto multimediale permetterà ai visitatori di tenersi informati su tutte le novità. Passi Italy è stata l'occasione per conoscere il progetto Energia Green Agricoltura Wave Power, un'installazione galleggiante ad 800 metri dalla costa che produrrà energia alternativa sfruttando il movimento delle onde, ma anche per parlare della carta di Pantelleria, che prevede la ricerca e la formazione sui fattori che generano benessere. Una terra che dà seguito alla sua naturale vocazione e, dopo aver conquistato il riconoscimento UNESCO per la pratica agricola della vita d'alberello, continua ad essere esempio di buona prassi nella tutela dell'ambiente, coniugando modernità e tradizione. E proprio questo sarà l'incipit che darà seguito ad Expo, ha detto Dario Cartabellotta, responsabile del cluster ad Expo che ha presenziato all'evento portando la ricca esperienza fatta a Milano. L'isola è al centro della carta del biomediterraneo in quanto esempio di buone pratiche interculturali e strategicamente collocata, capace di accogliere e garantire la pace fra i vari popoli. Nel programma di Passi Italy i protagonisti, come sempre, sono stati i produttori che hanno aperto ai giornalisti le porte delle loro aziende, offrendo la degustazione di vini unici nelle loro proprietà.
L'impegno che fa seguito ad un anno indimenticabile, ha detto il sindaco di Pantelleria Salvatore Gabriele, sarà quello di considerare il riconoscimento UNESCO come un monumento e di concentrarsi sul modo come conservare e tutelare questo patrimonio. Serve aiuto per un piccolo di 5 mesi affetto da idrocefalo emorragico con 3 ventricoli compromessi. Il piccolo, nato con questa grave patologia, ha già subito 5 interventi all'ospedale Villa Sofia a Palermo e a giorni dovrà essere trasferito all'Istituto Gaslini di Genova per ulteriori interventi. Il piccolo, figlio di una coppia di giovanissimi disoccupati in gravi difficoltà economiche, potrà essere salvato anche grazie al cuore dei trapanesi. Per contattare la famiglia e fare anche un piccolo versamento con la Postpay potete telefonare al 347 81 85 464. E adesso cambiamo argomento. Giovedì al via la nuova iniziativa editoriale Maria Vision. L'emittente cattolica illustrerà il proprio progetto al territorio, al santuario dell'Annunziata di Capuzzo. Giovedì alle 16 presso il Santuario Maria Santissima Annunziata nella Cappella della Madonna sarà presentata alla città una nuova iniziativa editoriale. La televisione internazionale cattolica Maria Vision aprirà i battenti a Trapani. Il Vescovo Fragnelli darà ufficialmente il benvenuto ai programmi dell'emittente cattolica che sarà caratterizzata da contenuti di settore per tutti i fedeli della provincia. L'iniziativa sarà promossa dall'Associazione Amici di Maria Vision, con la collaborazione del nostro gruppo editoriale. Telesud infatti metterà a disposizione del nuovo progetto la propria piattaforma trasmissiva, ospitando l'emittente cattolica dell'imprenditore messicano Emilio Burriglio Hatzgarraga, collaborando con la Diocesi di Trapani per le sinergie sul territorio nel lancio della nuova iniziativa editoriale. E proprio il Vescovo sarà il primo ospite di Maria Vision per il suo battesimo sul territorio, con una intervista rilasciata alle nostre telecamere che andrà in onda il prossimo 3 novembre alle 11 e replica alle 20 in occasione dell'anniversario dell'ordinazione a Vescovo di Trapani di Monsignor Fragnelli. L'emittente, che ha base a Loreto, nelle Marche, sarà visibile sul canale 662 del Digitale Terrestre. E andiamo avanti con le notizie. Sarà l'orchestra Fiati Maria Santissima di Custonaci, diretta dal maestro Alessandro Vinci, ad accompagnare il gruppo sacro La Separazione a cura del Ceto degli Orefici in occasione della prossima processione dei misteri di Trapani, che si terrà il 25 marzo 2016. L'intesa tra le due associazioni nasce dalla collaborazione offerta dall'orchestra e dall'associazione culturale Musicando nello sviluppo di alcune iniziative rientranti nel progetto sociale Desiree. Nei giorni scorsi a Roma si è svolta la finalissima nazionale del Cantagiro 2015 con 320 semifinalisti. Ad aggiudicarsi il secondo posto della categoria pop lirico è il giovane marsalese Giuseppe Colla, di soli 15 anni. Giuseppe si è esibito con un brano inedito dal titolo Vivrò per te, entrando così a far parte della compilation del Cantagiro. E adesso parliamo di equitazione. Il marsalese Dario Favata ha vinto il concorso ippico di salto ostacoli svoltosi nel fine settimana a Villagenna. Vediamo. Due giorni di gare nel campo di salto d'ostacoli PG Marini. 70 binomi cavallo-cavaliere in competizione. Villagenna, polmone verde della città di Marsala, è tornata ad ospitare lo scorso fine settimana un concorso ippico organizzato da Tommaso Favata, presidente dell'associazione Equitazione Club Marsala. Sul podio della categoria maggiore, la C130, è salito l'avvocato marsalese Dario Favata, che ha conquistato il primo e il secondo posto gareggiando con due cavalli, Maya e Pachita. «Sono felice», ha dichiarato Favata, «perché ho conseguito questa vittoria nella mia città, gareggiando nel campo intitolato a PG Marini, un giovane vittima circa 15 anni fa di un incidente stradale che era un mio carissimo amico». Terza classificata del concorso è stata la palermitana Giulia Sardina. Per quanto riguarda le altre categorie, da segnalare il primo posto nella categoria C120 conseguito dalla mazzarese Rossella Lumia. I giudici hanno assegnato dei punti d'onore tra gli altri anche a Luciana Moschillo, Giacomo Piccione, Germana Cappellano e Arianna Mannino.
I risultati completi si possono consultare sul sito della FIS Sicilia. È stato un altro bel momento di aggregazione a Villagenna, ha dichiarato Tommaso Favata, presidente della SD Equitazione Club Marsala. Stiamo già lavorando al prossimo concorso. Ringrazio il mio staff che, come sempre, ha supervisionato tutto per garantire il corretto svolgimento delle gare e che giornalmente si prodiga per accogliere coloro i quali vogliono avvicinarsi al mondo dell'equitazione. Porta il tuo biglietto dello stadio, noi te lo rimborsiamo. Solo da On-Off, leader nella telefonia. E adesso passiamo allo sport, seduta di rifinitura questa mattina per il Trapani che stasera torna in campo per il turno infrasettimanale. Alle 20.30 i Granata affronteranno il Vicenza nella decima giornata del campionato di Serie B. Ieri in conferenza stampa ha presentato la gara, mister Sergio Cosmi, ascoltiamolo. Domani è una partita molto delicata dal punto di vista delicata, una partita difficile, molto più difficile di quella di Cagliari, che intanto recuperiamo Perticone da una squalifica, quindi quella è già importante, insomma, anche se abbiamo perso Barilla, speriamo ovviamente di recuperarlo prima possibile, però il turno infrasettimanale sicuramente per due o tre partite te lo toglie sicuramente. E poi insomma c'è Fazio che è sulla via del recupero e quindi questo piano piano, insomma, non è che siamo ottimisti, però se non altro in difesa qualcosa recuperiamo. Ma bisogna giocare una partita con molta attenzione, come credo giocherà il Vicenza, insomma. Però Marino è abbastanza esperto nel navigare in diverse acque, insomma, voglio dire, quindi sa benissimo questi momenti, li sa vivere, perché è un allenatore bravo come allenatore, ma anche intelligente sotto l'aspetto psicologico, voglio dire, quindi sa vivere questi momenti, ovviamente non con grande entusiasmo, perché quando viene a due sconfitte sai che qualche piccolo problema ti crea, però non cade il mondo, cioè l'esperienza e soprattutto l'intelligenza ti porta a cercare di rimediare, insomma. Hanno dei giocatori ottimi da un punto di vista fisico e da un punto di vista tecnico, quindi la Vicenza è una squadra che non casualmente era imbattuta le prime sette partite, come il Trapani non casualmente era imbattuto per sette partite. Adesso ci hanno fatto una gufata generale a tutte e due e bisogna venire fuori tutte e due da questa gufata. Queste le parole di mister Sergio Cosmi sulla partita di questa sera, ma andiamo a vedere il quadro con le gare di questa decima giornata di Serie B. Novara-Pescara era l'anticipo che è stato rinviato per nebbia, mentre stasera alle 20.30 in contemporanea si giocheranno Avellino-Ascoli, Cesena-Como, Crotone-Brescia, Latina-Ternana, Modena-Spezia, Perugia-Cagliari, Provercelli-Bari, Trapani-Vicenza, Entella-Livorno e Lanciano-Salernitana. E adesso passiamo al basket. Oggi doppia seduta di allenamento per la Pallacanestro Trapani che si prepara in vista della gara di domenica 1 novembre contro Siena che si giocherà al Palaconad alle 14.15 in diretta su Sky Sport. Intanto ieri nel corso di Sport Sud il lunedì coach Ugo Ducarello ha analizzato la sconfitta di Scafati. Ascoltiamolo. Sono deluso perché è vero che abbiamo affrontato una delle squadre top di questo girone. E sono deluso per il semplice fatto che abbiamo subito 49 punti nel primo tempo concedendo a loro 26 punti in contropiede solamente nel primo tempo. Siamo stati bravi nella difesa a metà campo cercando di limitare tanti loro americani, però finito il primo tempo leggiamo le statistiche, Loschic ha 21 punti e allora lì abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma soprattutto per quanto riguarda l'aspetto offensivo commettiamo troppe palle perse e troppi errori ingenui. Senti, io poi nel corso della partita mi sono anche stancato di andare a vedere le percentuali di tiro di Scafati perché erano talmente alte che facevano un po' venire il nervoso, si dice. Sì. La questione è che certi tipi di percentuali fai fatica anche da solo a farle. E, cioè, ieri, al di là dei vostri demeriti, ma non è che io ti voglia fare un assist, c'è sicuramente una serata di grazia straordinaria di Scafati.
Ma guarda, quello sì, perché perimetralmente loro sono giocatori che hanno tutti i punti in mano, hanno talento. Loschi è uno specialista tiratore, Rezzano altrettanto, Maio è un eccellente giocatore. Il piano partita era quello di limitare sia Maio che Simons, ma allo stesso tempo cercare di non dare la fiducia ai loro tiratori. Invece abbiamo fatto tutto l'opposto, meglio, siamo stati bravi su Maio e su Simons, non siamo stati bravi nella transizione difensiva, dove di solito nelle partite precedenti siamo stati sempre molto lucidi e bravi senza concedere facili tiri alle squadre avversarie. E adesso ritorniamo al calcio, in particolare al calcio regionale. Andiamo a vedere i risultati della settima giornata del campionato di eccellenza. I risultati ovviamente delle squadre trapanesi che ci riguardano. Cus Palermo, Folgore Selinunte terminata 0-2, Atletico Campofranco Pacheco 2-2, Dattilo Alcamo 1-1, Mazara Mussomeli 0-1. Per quanto riguarda la classifica, in testa troviamo il Dattilo con 17 punti, segue la Folgore con 13, Mazara 12, Pacheco 11, Alcamo 10 e via via tutte le altre. E a proposito proprio del Dattilo, andiamo ad ascoltare le interviste realizzate al termine di Dattilo Alcamo, al tecnico dei Neroverdi Massimo Formisano e al centrocampista Marco Fina. No, ci va a fare un altro passo verso la salvezza, quello che ancora la gente non capisce. Siamo a 17, adesso ne dobbiamo fare mi pare 23, no? È un pareggio venuto sicuramente contro un'ottima squadra, sapevamo della forza dell'Alcamo e come avevo detto in settimana sicuramente è una squadra che verrà fuori prepotentemente, non... C'è gente che non devo scoprire io, hanno una squadra sicuramente che lotterà fino alla fine per vincere questo campionato, anzi siamo stati bravi a controbattere sin dall'inizio, poi anche fortuna si è ad andare in vantaggio, abbiamo amministrato bene e poi il secondo tempo quando invece eravamo in superiorità che sembrava che potessimo chiudere la partita noi sono stati bravi loro a gestire da dietro e a ripartire veramente molto bene con un Picone davanti che è sicuramente un giocatore di un'altra categoria e devo dire che hanno preso due pali quindi... Non ho parole, insomma è una squadra che sicuramente potevano vincere anche loro la partita, non ci sarebbe stato niente, non avrebbero rubato niente. Mi dispiace solo che il gol l'abbiamo preso in un modo che non dobbiamo prendere assolutamente. Sono andati tutti a chiudere Alderuccio, ha messo una palla in mezzo e ci siamo scordati Maltese quando invece avevo raccomandato tutta la settimana di non perderci gli uomini, soprattutto Maltese, Alderuccio e Picone, uomini insomma che fanno che di testa, insomma se gli concedi spazio la mettono sempre dentro. È un ottimo punto raccolto contro un'ottima squadra, domenica abbiamo un'altra gara sicuramente difficilissima che è San Cataldo e ci prepareremo bene anche per questa. Ma il risultato è super positivo perché davanti avevamo una signora squadra. Se vai a leggere la loro distinta ti accorgi che ci sono nomi di altre categorie e soprattutto una squadra molto fisica che abbiamo sofferto soprattutto dal punto di vista fisico, gente molto dotata e prestante nei palloni aerei che abbiamo un pochettino sofferto e chiaramente il gol del vantaggio ci ha fatto sperare anche in una vittoria. È chiaro che loro comunque siamo stati fortunati in due episodi nei pali, quindi tutto sommato credo che sia un pareggio giusto e per noi portare questo punto a casa comunque è importante, non perdere, una cosa fondamentale. E adesso lasciamo l'eccellenza e scendiamo in promozione, andiamo a vedere i risultati che ci riguardano di questa settima giornata. Borgata Casteldaccia 1-6, Castellammare Real Finale 3-1, Cefalù Riviera Marmi 0-2. La Riviera Marmi con questa vittoria rimane ancora in testa con 19 punti, Castellammare con 13, ferma invece ancora con 0 punti la Borgata Terrenove. Scendiamo adesso in prima categoria, vediamo i risultati di questa quinta giornata. Campobello Libertas Marsala 2-1, Cinque Torri Ribera 2-1, Fulgatore Nuova Sportiva del Golfo 2-1, Salemi Balestrate 2-1, Real Unione Strasatti 0-1. Classifica, al secondo posto troviamo al terzo posto troviamo il Fulgatore con 12 punti, al quarto posto il Cinque Torri, mentre poi abbiamo il Salemi con 10, Campobello 7, Libertas Marsala e Strasatti 3, mentre a 0 punti troviamo Nuova Sportiva del Golfo. Scendiamo ancora in seconda categoria, vediamo i risultati di questa terza giornata. Calatafimi Gibellina è terminata 2-2, Custonaci Altofonte 0-3, Polisportiva Alcama Juvenilia 4-0, Real Selinunte Cinisi 5-0. Selinunte a punteggio pieno con 9 punti, Alcama 7, Custonaci 6, Calatafimi 2, Valderice 1, Juvenilia 0.
E adesso passiamo al volley. La Sigel si impone in trasferta sul difficile campo del Cutrofiano con un punteggio e una prestazione che non lasciano dubbi. 3-1 in favore della compagine marsalese. Dopo il brillante esordio contro Frascati nella gara interna, arriva quindi anche la prima vittoria in trasferta in un campo ostico e contro una squadra molto esperta come quella leccese. La Sigel quindi dopo due giornate prima in classifica a punteggio pieno. E chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Questa sera alle 20.30 e a mezzanotte trasmetteremo l'incontro di basket Scafati Pallacanestro Trapani, mentre sul canale 649 alle 16 e alle 22.30 andrà in onda l'incontro di calcio regionale Dattilo Alcamo. Con questo è tutto, ma rimanete lì perché dopo la pubblicità ritorniamo come sempre in diretta con la nostra seconda edizione. Vi aspetto.